Dopo il successo della prima staffetta ciclistica che ha messo sui pedali il mondo del libro, il Giro d'Italia in 80 librerie è pronto a ripartire il 29 maggio per colorare le strade e le piazze lungo la costa adriatica dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. Molte le novità di quest'anno, prima fra tutte le ricette rinnovate di Simone Ruggiati, uno degli chef più amati del momento. E io ripercorrerò questo Giro d'Italia non in bicicletta, che sono scarsissimo a pedalare, ma ai fornelli. Quindi vorrei riprendere quelli che sono magari i piatti simbolo della città, oppure degli ingredienti tipici della città, e riformularli, riprenderli, rimodellarli facendo delle ricette che non siano locali, per due motivi. Il primo è perché la nonna è sempre la più brava a fare la ricetta tradizionale, quindi non andrei mai a insegnare un qualcosa di tradizionale in una città, ognuno deve fare il suo, e quindi mi piacerebbe andare a assaggiare le versioni, quelle casalinghe. Ma perché no, magari con un prodotto locale o prendendo spunto da una ricetta, rifare una rivisitazione del piatto, cioè rifare il piatto in maniera differente, magari per fargli provare qualcosa di nuovo. È una bella sfida anche per me, perché chi di solito parla e è abituato a mangiare di cibo, insomma, regionale, quello di casa, è difficile che accetti delle varianti, ma se fatte bene, negli anni ho visto che funziona anche quello. E quindi, insomma, faremo un po' di cultura sia con la letteratura sia con il cibo. In bici, a piedi, a dorso d'asino, in treno e perfino in canoa, per immergersi nell'Italia della lettura. Tante tappe, con partenze e arrivi in libreria, biblioteche e piazze. Non è che ci puoi dire qualcosina su queste rinnovabili che stai preparando? Visto che le sto rinnovando e non so ancora con quale biglia bene gareggiare, direi di lasciarle ancora un po' in segreto. Dai, tu devi venire con me, ti fai il giro e poi verrai a provare i grandi piatti che si riescono a fare con le materie prime più nobili, secondo me, che esistono, che sono le verdure, quando sono coltivate bene. Perché senza di quelle nessun pesce, nessuna carne, nessuna pasta può venire bene. Anche questa seconda edizione dell'iniziativa, nata da un'idea di letteratura rinnovabile, vede nuovamente il sostegno e la partecipazione attiva di SNAM, la società del metano, presente con le sue attività anche nelle città e nelle regioni in cui si snoda il giro.